Allora, zio George, mi senti adesso? Zio George, dove sei? Perché non riesco a sentirti? Zio George, niente da fare, ho qualche piccolo problema, cari amici radioascoltatori, con la telefonata e non so dirvi il motivo. E quindi, insomma, sono qui a parlarvi di quelli che sono anche i miei problemi con la tecnologia, perché mi sembra incredibile che in questo momento non riesca a sentire lo zio George, ma ci riprovo. Zio George, mi senti? Zio George, sì, ti sento, oh! Ti sento chiaro. Io ti sento, sei tu che non senti me. Finalmente siamo riusciti a stabilire la connessione. Credo che i radioascoltatori si siano divertiti tantissimo in questa prima parte della puntata, perché insomma c'è stato un qui pro quo, utilizziamo questo termine, per stabilire il collegamento telefonico. In questo momento mi senti, quindi? Io ti sento, da sempre ti sento. Benissimo, quindi hai sentito tutte le stronzate che ho detto in queste... Tutte. Ma adesso fammi capire qualcosa, se mi senti o no. Io sono sicuro che i radioascoltatori si stanno divertendo tantissimo in questo momento a casa. Io ti sento, però zio Giorgio, sento un po' anche di ritorno, forse della radio stessa, è possibile? No, adesso non più niente. E infatti adesso sei perfetto. Allora ripartiamo come se fosse questo l'inizio della puntata. Ciao zio George! Ciao Enrico, ciao radioascoltatori, come state? Tutto bene? Boschi della sera? Benissimo, allora noi in pieno stile smart working e anche con un po' di insomma inesattezze tecniche da parte mia siamo riusciti a fare quello che bisognerebbe fare in questo momento, vero zio Giorgio? Ovvero lo smart working, noi siamo numeri uno in questo. Certo. In effetti la musica supera ogni barriera e questa è la riprova, no? Con mezzi non proprio di fortuna, comunque ci siamo. I Voci della Sera è una fede incrollabile ormai, dai. Allora zio Giorgio, il primo pezzo purtroppo non hai potuto presentarlo perché dovevo capire come fare a comunicare con te, ma il secondo pezzo è tutto tuo, vai. Allora, quello di prima era Live in the Past, l'avranno riconosciuto senz'altro, di Jethro Tull. Adesso ci occupiamo degli Yes, la band famosissima. Allora, questo album del 1974, di nome Rollayer, che ha segnato l'ingresso nella band dopo la fuoriuscita del tastierista poliedrico Rick Wakeman, il tastierista svizzero Patrick Moraz. Ecco, l'album è particolare, con delle sonorità un po' più gettate, anche se risente anche un po' di queste sonorità di Wakeman. Allora, Moraz ha fatto parte del gruppo solo in questo album, che si chiama Rollayer, 1974. Il brano che voglio proporvi si chiama To Be Over. Allora lo sentiamo, grande zio Giorgio che riusciamo a sentirci, secondo me stanno ridendo vai. Per questo inizio di trasmissione scoppiettante come nostro solito. Se no non sarebbero i botti della sera, sarebbero botti, dai. E allora andiamo con questo To Be Over degli Yes. Zio, adesso mi senti? Siamo fuori onda. Sì, ti sento. Scusa, c'è stato un piccolo problema, ma adesso siamo a posto. Ok, benissimo. Vado verso tutti che ridono. Tra l'altro sono arrivati un po' di messaggi di... Insomma, l'abbiamo come dire, chiusa bene. Scusami perché c'è stato un piccolo problema. No, figurati. Okay, adesso... io non sentivo te, quindi sarà successo un casino, ma va bene così, ci scherziamo sopra, va bene? Va bene. Ok.
Allora rientriamo in diretta. Chiedo scusa a tutti gli ascoltatori che ho fatto un casino terribile prima di capire come devo fare per fare un buon smart working con il mitico zio Giorgio, che sono sicuro che è in collegamento. Ciao zio Giorgio, ci sei ancora, vero? Sì, certo, sono sempre qua. Benissimo, benissimo. Abbiamo ascoltato un po' di musica, ma adesso io sono pronto per fare una puntata veramente ad hoc. Quindi chiedo scusa per i casini che ho fatto, ma io ho i miei tempi, caro il mio zio Giorgio. Andiamo col prossimo pezzo, vai! Allora, adesso ci occupiamo della band di Carlo Santana. Questo è il quarto album dei Santana, che segna un po' da spartiacque con la produzione precedente, no? I primi tre album erano più dedicati a sonorità latine, così un po' più ammiccanti, chiamiamole così. Ecco, qua c'è la svolta. Il primo album di questa svolta, che tra l'altro io preferisco molto, perché viene fuori proprio tutta la genialità di Santana e tutto il suo fare musica di un certo livello. L'album Caravanserai risente già di atmosfere un po' gettate, atmosfere un po' soul, ecco, e diciamo il suo marchio di fabbrica. Caravanserai, un album che tra l'altro è arrivato all'ottavo posto delle chart mondiali, un album gettonatissimo, bellissimo. Ci ascoltiamo da questo album il brano che si chiama Waves Within. Eccolo qua.
Era il tema della serata, è i misteri dello smart working, insomma questa modalità di lavoro che è altamente consigliata e che noi stiamo provando questa sera con lo zio George in collegamento telefonico. Ragazzi, bisogna adattarsi, la tecnologia avanza e che lo zio Giorgio rimane indietro. Ma scusate. Zio Giorgio, stasera hai fatto più bella figura di me, che ho fatto un sacco di cazzate questa sera. Infatti chiedo scusa agli amici radioascoltatori, io non riesco a smettere di ridere perché ho confuso tutte le cose del mixer. Bene. Io non sono abituato a non averti qua, zio Giorgio, capisci? È un casino. Lo so. Bisogna che mi desideri, Enrico. Sì, è così. Però parliamo di musica, che è meglio, come diceva il Puffo Quattrocchi. Andiamo col prossimo brano che ti lascio presentare. Vai, zio Giorgio. Allora, il prossimo brano, andiamo nel 1971, il supergruppo, e quando dico supergruppo parlo di Emerson, Lake and Palmer. Ecco, allora, questo album è Pictures at an Exhibition, è un live. E vista la genialità di Keith Emerson, che ammiccava sempre a studi classici, lui era veramente un tastierista di un certo livello, anche così, di conoscenza musicale, cosa ha fatto? Ha voluto riadattare in musica i famosi quadri di un'esposizione di Mussorgsky. Sono diventati i Pictures at an Exhibition. Ecco, ha estratto 4 quadri da questo live, e io voglio farvi ascoltare, insieme al mio carissimo nipotello, il brano che si chiama The Sage, composto interamente dal bassista Greg Lake. Ascoltiamoci The Sage.
sono d'accordo con la radioascoltatrice, cioè sono d'accordo solo con una parte del messaggio, perché scrive atmosfere magiche, bellissima serata, e poi scrive anche simpatico inizio. Per me invece è stato un dramma, perché per un momento non ho capito più niente, ma adesso sono padronissimo della situazione e ho in collegamento lo zio Giorgio con una voce veramente incredibilmente presente, e sono contento di sentirti. Ciao zio Giorgio, ti do la parola in questo insomma tam tam telematico che stiamo facendo per questa trasmissione, per presentare il prossimo la prossima band, che insomma è una band con la B maiuscola. Prima di questo, Enrico, volevo chiederti se il pezzo degli Emerson, Lake & Palmer hai trovato così classicheggiante, che dà proprio un senso della padronanza strumentistica dei soggetti, vero Enrico? Sono tre tra i più grandi musicisti, credo, del secolo scorso. Dico una eresia, zio Giorgio? No, assolutamente. E poi appunto volevo un giudizio su di te dell'arpeggio bellissimo di chitarra acustica. È un arpeggio che come hai detto tu, strizza l'occhio alla cultura classica della chitarra. Insomma, come sappiamo, la chitarra è uno strumento un po' particolare, perché ha attraversato tutte le epoche della musica, e quindi questo è un arpeggio chiaramente di matrice classica. Giusto, zio Giorgio? Giusto, giusto, giusto. E allora adesso diamo lancia il resto, vai! Andiamo avanti con il prossimo brano e un prossimo gruppo che non ha bisogno di presentazioni. Dai, Pink Floyd, via! Ce la giochiamo così, Pink Floyd, l'album 1969, Live Amma Gamma, Umma Gumma, come vogliamo, che tra l'altro è un titolo che è un po' birichino, perché ha degli ammiccamenti sessuali, nota bene. Ci vanno, ecco, anche quelli ogni tanto, zio Giorgio. Dai, ecco. E allora, nel 1969 i ragazzuoli, prima di spiccare il volo, si sono concessi questo disco che è veramente bello, cioè poi oltretutto è diviso in due facciate, la prima live, dal quale andiamo a estrapolare il brano che vorremmo farvi ascoltare, e il secondo è fatto tutta la loro improvvisazione alla loro genialità. E ognuno aveva almeno 10 minuti per celebrare il suo così eclettismo, chiamiamolo così. Noi ci ascoltiamo da questo Amma Gamma il brano Stai attento con quell'asse, Eugenio. Proprio, ecco, la traduzione. Esatto. Ecco. Allora, noi stiamo attenti con quell'asse che si sposta. Allora, careful with Deck X Eugene. Eccoli, Pink Floyd. Thank you.
Sì, lo so che si sentivano i fuori onda per quanto riguarda la prima parte della trasmissione, e pensa che questa cosa sarà anche disponibile in podcast, quindi potrete fare due risate, perché secondo me in questo periodo fare due risate, anche come dire, bighellonando sugli errori degli altri, ci può stare, vero zio Giorgio? E come? E certo, ma noi siamo dei burloni, e questa è una cosa tutta, ma scherziamo, era... è per dare l'effetto sorpresa. Sì, in realtà era tutto studiato, zio Giorgio, adesso lo possiamo tutto rivelare. Tutto studiato. Sì, Io ti ho detto, guarda che all'inizio tu non mi sentirai e parlerai fuori onda, e era tutto studiato, amici. Speriamo, certo. Insomma, di avervi fatto una bella sorpresa. Io lo stesso, io facevo la cosa che dicevo, mi senti? E io ti sento, era tutto preparato. Cioè Gianni e Pinotto in confronto a noi sono due dilettanti, ecco, sì. Parliamoci. Mi viene in mente la famosa gag del compianto Alfredo Cerutti, quando a Indietro Tutta relazionava con Renzo Arbore, e lui era sotto, sì, che si nutriva di TV. Avanti lei, avanti io, vado io, va lei, ma forse vado io, va lei. Ecco. Inconsapevolmente, zio Giorgio, abbiamo dato il via a un nuovo tipo di comunicazione inconsapevole, ecco. Una radio fatta di persone che non si vedono, si sentono, esatto, solo, e il regista fa degli errori, è una bella roba. Enrico, da domani sai quanti vorranno ripetere questa bellissima esperienza? Immagino proprio di sì, immagino di sì. Ma io direi, insomma, dopo questo inciso surreale, di ritornare alla musica, perché il prossimo gruppo è tutto tuo e io voglio sentire un po' di notizie riguardo a loro. E io te le do, avidamente te le do. Allora, questo gruppo si chiamano i Rainbow, sono nati nel 1974 dal primo scioglimento dei Deep Purple. Allora, Ritchie Blackmore, che tra l'altro, sul quale nutro un qualche dubbio caratteriale, nel senso, mi spiego, perché dove è arrivato lui arriva sempre la tempesta, no? Cioè, i Deep Purple hanno cominciato a litigare di brutto dopo l'album Stormbringer e via dicendo, no? Lui ha formato questa band dei Rainbow, che tra l'altro è una gran bella band, ma anche qua ha fatto sempre un ripulisti totale. Ma io mi sono chiesto, ma forse che fosse lui l'elemento di disturbo? Potrebbe finalmente essere il classico carattere di merda, ecco, ecco, bravo Enrico. Io a questo punto dico, sulle nozioni che posso dare dalla band, ci vorrebbe solamente una mezz'oretta, tre quarti d'ora, per dire tutta la gente che si è avvicendata ai vari strumenti della band. Allora, io mi occupo esattamente dell'album in questione, che è Down to Earth, che tra l'altro è del 1979, nel quale non figurava nemmeno il cantante compianto Ron James Dio, ma che era stato sostituito già da Graham Bonnet, grazie a questi colpi di testa del nostro buon Ricci. Ed ecco, io do la formazione solo dell'album Down to Earth, perché tutte le volte in 20 album avranno cambiato 20 formazioni. Allora, poi c'è Don Henley, che è attualmente il tastierista dei Deep Purple, e poi c'è Roger Glover al basso, che sappiamo che è l'altro elemento storico dei Deep Purple, Roger Glover, e che in quei tempi fazionava un po' con Ricci, no? E sono fuoriusciti, sono andati nei Rainbow. Ed ecco, allora, da questo album, che tra l'altro è bello energico, tosto, Down to Heart, il brano che vi facciamo ascoltare si intitola Eyes of the World. Thank you.
E ci scrive Laura: gli errori sono necessari, utili come il pane e spesso anche belli. Per esempio, la Torre di Pisa, e lo diceva Gianni Rodari. Allora io aggiungo una piccola postilla: anche Frank Zappa, uno dei più grandi compositori del secolo scorso, diceva che a volte da un errore musicale può nascere una nuova composizione. E quindi, insomma, gli errori fanno parte della nostra vita, però sono anche un dono, paradossalmente, sono una risorsa. Zio Giorgio, sei in linea, ti faccio presentare il prossimo gruppo, a te la parola. Ecco, prima del prossimo gruppo, del quale spenderò poi due parole, volevo dire, no, a riguardo questo brano che abbiamo appena ascoltato, Eyes of the World, no? Abbiamo detto prima che il buon Ritchie aveva un carattere di quella materia un po' marrone, no? Diciamolo sì. Così, eh? Sì. Non direi altrettanto della sua padronanza chitarristica, sei no, d'accordo? No, perché stiamo parlando di uno dei maestri della chitarra rock, senza dubbio. Ecco, anche in questo brano ha dato un saggio comunque. Ok, 21:43, sempre con i botti della sera, zio George ed Enrico. Ma che strano, ecco, sentirti così e non averti qua, zio George, è stranissimo, te lo giuro. Mannaggia te. Comunque, a parte tutto, la cosa sta filando via liscia. Sì, ci stiamo divertendo, dai. Soprattutto i primi 5 minuti sono stati magici, quindi invitiamo chi non ha avuto la possibilità di ascoltarci. Il podcast è disponibile, i primi 5 minuti sono storia della radio ormai. Esatto, della radio e della suspense, roba di Hitchcock addirittura. Questo... Così. Va bene, il prossimo gruppo lo voglio pronunciare in italiano perché in Inghilterra sarebbe UFO e non avrebbe quella risonanza che può dire UFO. Questa band è nata in Inghilterra nel 1969 e sono tuttora in attività, anche se dicono che c'è solo un elemento che tra l'altro è il principale, perché è il frontman cantante di questo gruppo. E si chiama Philip Moog. Loro hanno fatto un genere, ancora adesso, un genere heavy metal, hard rock, con delle venature space rock. Da qui è nato lo space rock che avremo modo di ascoltare più avanti. Mi sembra che una volta, tempo addietro, nelle prime puntate, abbiamo fatto ascoltare la band degli Hawkeye, che sono stati precursori dello space rock, questa musica così lisergica, no? Ecco, gli UFO, da questo album che è il secondo della loro carriera e risale al lontano 1971, che si chiama Flying, il brano che ci ascoltiamo si intitola Silver Bird. Allora io spero che anche i nostri radioascoltatori abbiano bisogno di un po' di esperienze lisergiche, perché dai, ci sta la città, allora zio, la città è deserta, insomma le luci sono soffuse e quindi certo. Ce lo ascoltiamo questo pezzo e speriamo di sognare. Enrico, mi viene ancora in mente una cosa, una curiosità, poi te lo lascio subito partire. Loro nel 1973, quando hanno avuto le defezioni, che c'è stato già qualcuno, tipo il bassista che ha lasciato, che è andato nella band a cantare con Eric Burdon, quindi hanno avuto delle esperienze, ha cambiato totalmente genere, no? Ecco, cercando un bassista, vuoi sapere chi è che è andato a fare il provino con gli UFO? Dai, sparalo zio Giorgio. Red Canzian, che a quei tempi faceva parte del gruppo dei Capsicum Red, prima di entrare nella band dei Pooh. Ecco, allora Red Canzian è andato a fare il provino e poi forse visto che era più remunerativo stare nei Pooh, che tra l'altro... È rimasto nei Pooh. Esatto, voglio fare una parentesi un attimo solo, un secondo, e voglio rendere omaggio a Stefano Dorazio, certo. Sì, che sappiamo che è appena scomparso in questi giorni, un saluto grossissimo, un abbraccio virtuale ovunque si trovi, perché anche se i Pooh non fanno parte del nostro immaginario, della musica che preferiamo, comunque sono i musicisti vanno rispettati. Giusto. Sempre e comunque, e Stefano lo era. Esatto. Quindi riposa in pace nel RIP Stefano, eccola. Bravo, ascoltiamoci gli UFO, Silver Bird. Now
I'm
Davvero un bel pezzo questo qua, zio George, ottima scelta, ma come al solito tu ci delizi sempre con delle scelte musicali sopraffine. E, insomma, ormai i nostri radioascoltatori, che nonostante la mia gaffa iniziale sono rimasti collegati, di questo vi ringrazio, lo sanno già. E quindi grande zio George, come al solito, ottime scelte musicali. Mi senti? Sì, sì, grazie Enrico, grazie, grazie. Io metto a disposizione la mia esperienza, la mia voglia di musica, chiamiamola così, e sono felicissimo di condividerla con te e soprattutto con i nostri ascoltatori. Ma senti, zio Giorgio, mi perdoni per insomma le inesattezze tecniche che ci sono verificate durante la Ma mia... guarda, se vogliamo, quando finirà il lockdown, potremmo fare una pubblica piazza, una fustigazione pubblica, diciamo. Ma un no. 20 Dai, ti accontenti di una tiratina d'orecchie, quella te la faccio fare. Ma dai che... Ok, dai, me la sono cavata ancora a buon mercato, ecco. Benissimo, benissimo, io sono felicissimo che abbiamo realizzato questa bella puntata e adesso abbiamo ancora due super chicche, certo. Un viaggetto in Italia non ce lo prendiamo, dai. Sì, con la George. Fantasia possiamo andare dappertutto. Ecco. Mi stai toccando, allora, scusa se ti interrompo, un artista che lo sai che io amo sopra tutti quanti gli altri. Guarda, faccio un outing, per me lui è il numero uno. E lo sai. Siamo tantissimi a pensarla come te, in effetti, e questo, diciamo, è quello che ha dato il via anche a io assistere ai concerti. Diciamo che è stato il mio primissimo concerto che ho visto di questo... magistrale, superbo, mostro sacro, Edoardo Bennato, tutti gli accettivi che vuoi. Questo è il suo secondo album, I buoni e i cattivi, brano album diviso in due parti, dove ci sono i buoni e i cattivi nelle varie situazioni delle canzoni. Il brano che apre la facciata è anche il brano con cui lui apriva il suo concerto ed è un brano trascinantissimo, e mo ce lo facciamo e ce lo gustiamo dalla alla Quindi, Z. Quindi amici, dai, a casa, dai, balliamolo tutto. Dai, come si può anche ballare questo qua, è vero o no? Allora, ma che bella città, vai! Ah!
grandissimo Edoardo Bennato, che insomma ci indica che la nostra puntata è quasi finita, ma abbiamo in serbo per voi una grandissima sorpresa, anzi due, è vero zio Giorgio, due grandi sorprese, sempre di marca italiana. Ma lascio te la parola, così ci puoi far entrare in quello che è l'ultima parte della nostra puntata. Allora, album storico questo, pietra miliare della musica dal vivo italiana, il concerto per eccellenza, il concerto dei concerti, parlo del concerto storico del 1979, PFM Fabrizio De André in concerto, dal quale sono stati tratti due LP, uno più bello dell'altro, parte 1 e parte 2. Dalla parte 1, che hanno portato in tournée dappertutto, del quale hanno festeggiato i 40 anni nel 2019 dell'uscita di questo concerto, un brano di Fabrizio De André bellissimo, che faceva parte del suo volume ottavo, qui riveduto e corretto dagli arrangiamenti magici di loro e della chitarra stratosferica. La voglio scandire apposta perché qua stratosferica, uno dei più belli assoli di sempre della musica italiana e non solo, Franco Mussida ci regala questo assolo stupendo, Amico Fragile. Allora zio, adesso tu mi ucciderai, anche se non lo puoi fare perché non sei qua, ma io non ho la versione dei PFM di questo pezzo. Quindi ti chiedo scusa, per lo so, è una serata difficile per me, caro zio Giorgio, ma non avevo capito dal tuo messaggio WhatsApp, così anche i nostri radioascoltatori possono entrare un po' in quelle che sono le nostre dinamiche. Io in realtà ho preso un'altra versione di questo pezzo. Però hai detto bene tu, insomma, stiamo parlando di un grandissimo brano di De André e anche della bellissima del bellissimo arrangiamento della PFM. Però zio, quando poi vuoi io mi faccio trovare e mi puoi picchiare senza problemi. Va benissimo. Allora nonostante tutto il tuo, come dire, poi ci sentiamo ancora dopo, così facciamo ancora un po' di ironia su questa puntata un po' così farlocca che è uscita fuori. Io ho una versione che adesso non riesco a cambiare di Fabrizio De André di Amico Fragile, ma purtroppo non era quella che hai presentato tu. Vuoi dirmi ancora qualche insulto prima che parta? Ok, la sentiamo e poi ci risentiamo dopo per i saluti, zio Giorgio. Ok, ok. Evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno di attenzione d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi, per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive, con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea ero più curioso di voi, ero molto più curioso di voi. Sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te, lo sa che io
ho perduto due figli. Signora, lei è una donna piuttosto di strada. Ucciso dalla vostra cortesia, nell'ora in cui un mio sogno, ballerina di seconda fila, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di segni enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra. Poi seduto in mezzo ai vostri arrivederci, mi sentivo meno stanco di voi, ero molto meno stanco di voi. Potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederlo spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane. Il mio è un po' di tempo che si chiama Libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse Arrivederci. E mai che mi sia avvenuto in mente di essere più ubriaco di voi, di essere molto più ubriaco. Questo è veramente un brano, scusate, la gola secca, che mette i brividi. Mi ha seccato la gola questo brano incredibile. Noi abbiamo avuto in Italia un grandissimo artista che si chiama Fabrizio De André. Zio Giorgio. È incommentabile nel senso della sua grandezza. Tocchiamo le corde del cuore parlando di Fabrizio De André, una cosa... come dire, ormai è un patrimonio nazionale Fabrizio, no? E poi oltretutto l'incontro con la TFM è stato come dire, a livello musicale devastante, epocale, proprio una sì. Bomba a orologeria, sì, in effetti
la genialità, la padronanza, la bellezza musicale della PFM al servizio di un grandissimo come Fabrizio, è venuto fuori una cosa. Io, se posso ancora dire, delle volte magari noi siamo abituati ai mostri sacri, parliamo del, in questo momento, secondo me, più grande chitarrista italiano, Fabrizio, scusate, Franco Mussida, Francone Mussida, è più grande chitarrista italiano, ebbene, l'anno scorso ho visto il concerto della TFM, che porta ancora in giro con grandissimo successo le canzoni di Faber in questo concerto. Ebbene, il nuovo chitarrista Marco Sfogli è veramente bravissimo, ha eseguito alla perfezione Amico Fragile, e dico, dove è passato Francone Mussida dalla grandezza, quantomeno saresti in soggezione. Ebbene, non solo se l'è cavata alla grandissima, ma è proprio bravo, ma bravo, ma veramente. Hai fatto Marco bene, Sfogli, zio, a fare questa parentesi, perché io, se mi permetti, dico una cosa. Allora, io da chitarrista, che poi non ce l'ha fatta, nel senso che mi sono fermato a un certo punto, devo dire che l'Italia è piena di chitarristi bravissimi, come il chitarrista che esegue gli assoli di Franco Mussida, non dico come lui, ma quasi. Quindi sì. Se io avessi chiuso gli occhi, dicevo, c'è Francone sul palco, invece c'era il giovanotto Marco Sfogli, che esatto, è bravo, bravo e davvero. Quindi io ho avuto l'onore di sentirlo dal vivo. C'è un sacco di gente, ragazzi giovani, che fa una vita veramente certosina, passatemi il termine, per studiare la musica. E quindi, che bello. E a me è una cosa che fa piacere all'inverosimile, sapere che comunque la musica in Italia è ancora viva, zio Giorgio. Sì, è vero, questo è un piacere anche per me, sentire che c'è tanta gente che brava, ma davvero, che si impegna e che dà delle grosse emozioni. Bello, allora, zio Giorgio, io devo rinnovarti le scuse per l'inizio della trasmissione, che sta finendo, sono le 22:10, abbiamo anche sforato un po', ma ci faceva piacere tenervi un po' di compagnia. Tra l'altro siamo stracontenti perché, nonostante appunto le gaffe telematiche, siete rimasti tutti in ascolto, quindi grazie amici radioascoltatori di Brown the Rocks, grazie. A tutti, grazie dell'ascolto e il bello della diretta, perdonatelo. Sono ragazzi. Allora, dopo la sigla, caro zio Giorgio, ce l'ho fatta, perché sai che ci siamo sentiti via WhatsApp prima, metterò un brano che tu avevi scelto, che però per ragioni di tempo non riuscivo a mettere nella scaletta, e ti lascio dire due parole brevi su questo pezzo, poi ci sarà la sigla e vi diamo appuntamento di nuovo giovedì prossimo per i botti della sera. Perfetto, allora salutiamo i radioascoltatori con la prossima chicca, se vogliamo chiamarla così, ha a che fare con il brano che abbiamo appena ascoltato, nel senso che questo è un live della TFM, il primo live italiano che ha fatto grosso successo in America. È stato inciso un po' in giro per gli States, ma in maggior parte a Toronto. Parlo del bellissimo album dal vivo della PFM, Live in USA, che è un caposaldo della musica italiana live. A quei tempi non si parlava di live, e tantomeno di gruppi italiani che sfondavano ancora nelle chart americane. La PFM sono stati fiore all'occhiello della nostra Italia, il primo gruppo che l'ha fatto. È vero. Allora, il brano fantastico, che tra l'altro è una variazione sul tema, se vogliamo chiamarlo così, perché contiene la sua hit Al fondo, dall'impressione di settembre, e contiene anche il famoso Guglielmo Tell. Alla fine c'è veramente da divertirsi. Qui anche Francone Mussida dà il meglio di sé, con una ferocia alla chitarra che è qualcosa di devastante anche qua. Ci ascoltiamo, salutando gli ascoltatori che ci hanno seguito, rinnovando la buona sopportato rinnovando l'appuntamento per giovedì prossimo. Vi lasciamo con Altaloma 5 till 9. Allora, benissimo, ciao zio Giorgio, grazie per il tuo collegamento. Ciao Enrico, telefonico. Ciao a tutti. Subito dopo la sigla sentirete questo brano che lo zio Giorgio ci ha appena illustrato. Ciao zio Giorgio, ciao a tutti i radioascoltatori. Ciao, Enrico, ciao a tutti, e alla ciao prossima. A giovedì prossimo. Ciao, 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 ciao. I botti della sera. Zio, ma sei sicuro che è una buona idea accendere i petardi durante la sigla? Un programma altamente esplosivo.
No, era solo per fare un po' di ironia giocando sul cognome che abbiamo entrambi, sai, Botti, fa ridere.